Il Martedì Grasso Bedognese quest'anno ha fatto da contenitore anche per i carnevali di Albareto e Compiano che, causa maltempo, lo scorso weekend non hanno potuto effettuare la sfilata. Tre gruppi di Compiano e due di Albareto hanno pertanto partecipato alla tradizionale sfilata bedognese, aperta come sempre dai bambini delle elementari. Tutti gli anni, il martedì a Bedogna, diciamo, raggruppa un po' la vallata nella chiusura del nostro carnevale, di questi 5-6 giorni, diciamo, di carnevale. Sicuramente la partecipazione dai comuni limitrofi è sempre numerosa, come dicevi tu, il tempo ci ha aiutato parecchio perché era una bellissima e splendida giornata. Ringrazio soprattutto i genitori e i ragazzi delle scuole elementari e medie che, come sempre, hanno un lavoro, diciamo, molto importante prima della sfilata, di preparazione, e quindi ringrazio chi ha comunque partecipato e ha onorato questa giornata, diciamo, di festa. Una giornata di festa che ha dimostrato ancora una volta che quando c'è bisogno i comuni dell'Alta Valtaro sanno anche mettersi insieme, non solo per le cose serie ma anche per i momenti di divertimento come oggi. Il tema del carnevale è molto sentito in Alta Valtaro, lo dimostra il fatto che il programma dura 4-5 giorni, non c'è concomitanza di eventi ma è tutto molto coordinato e soprattutto tutto è molto partecipato. Rappresenta un momento sicuramente importante per le nostre comunità dopo anni difficili del Covid in cui si è dovuta fare qualche rinuncia. Sicuramente il valore aggiunto sono i bambini più piccoli che insieme ai genitori, soprattutto con l'aiuto determinante del mondo della scuola, ogni volta sa ovviamente onorare al meglio il carnevale. Bye.
yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find. Next we're moving on.
Thank you.